Ok, allora come avevamo detto, come vendetta potremmo usare l'arma della gelosia. Cercheremo di far ingelosire Giorda, ma con chi? Ma con te, sciocchino! Cosa? Certamente, però qui serve un cambio look. Io direi di modificare questa specie di acconciatura. Perché? Cos'hanno i miei capelli che non vanno? Ah, preferirei non rispondere. Ecco qui un po' di gel. Così. Oh, già meglio. Tu dici? Sì, sì, decisamente. Io direi che l'occasione speciale per farci vedere in coppia sarà il ballo della scuola di questa sera. Quello a tema Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Io odio le feste della scuola. Oh, ma questa sarà una festa speciale, vedrai. Ti ho comprato anche qualcosa per l'occasione. Eccolo qui. Forza, vai in bagno a provartelo. Ok, vado. Ti aspetto qui con ansia. Il mio libro di poesie. Sei una giornata di sole che mi scalda la vita. Le passeggiate che ti vorrei regalare. Il finale di fiaba da ricordare. Sei i miei pensieri di sera e il sogno del dolce mattino. Ehi, che stai facendo? Lucas, sei veramente bellissimo. Ridammi subito il mio quaderno di poesie. Ma... Lucas, le hai scritte tu? Sono bellissime! Ah, sì? Beh, non importa. Questa è una cosa privata. E deve rimanere tale. È un vero peccato perché hai talento. Non eri tu quello che mi diceva di essere sempre se stessi? Sharon, argomento chiuso. Forza, preparati per la festa. E va bene, zuccone. Ta-da! Ehi mamma, come sto? Oh Lola, sei veramente bella! Spero che te divertirai al ballo. Già, lo spero anch'io. Ora devo solo aspettare Jordan che venga a prendermi. Jordan, hai detto? Jordan viene a prenderti. Già, ma questo allora è come una sorta di appuntamento. Sono molto emozionata. Oh bambina mia. Questo è lui, devo andare. Divertiti bambina mia. Ehi là, ciao Lola! Ciao! Ciao! Eccomi, Jordan! Ah, scusami se sono venuto un po' in ritardo, ma ho pensato di passare a prendere anche Nicky ed Anthony. Ah, bene! Forza, dai, partiamo! Wow, non siete emozionati di entrare al ballo? Io veramente no. Odio i balli scolastici. Il fatto di dover vestirsi eleganti, forse per me verrà in tuta. Nicky! Vabbè, sai, per questo anch'io. Amo gli abiti sportivi. Già, chi lo dici? Ah, lasciamo stare. Forza, entriamo. Sì, salve, voi potete entrare. Anche voi. Ehi, fermala! Ehi, che succede? Nicky, sul volantino c'era scritto che si richiedeva un abito elegante. Beh, allora? Per l'occasione ho messo una gonna, no? Oh, mamma, sei proprio una causa persa. Forza, entra. Grazie. Ok, vedi Jordan? No. Eccolo là. Bene, inizia il piano gelosia. Già. Ehi là ragazzi, ciao. Ciao Jordan. Ciao Sharon. Ciao. Spero non ti dispiaccia, sia venuta in compagnia di Lucas. No, figurati, anzi, sono contento che tu ti sia ripresa. Vado a prendere qualcosa da bere, eh? Cosa? Ops. Guardalo, è là che si diverte e non mi degna neanche di uno sguardo.
Beh, forse è il momento di voltare pagina anche per te. Non ci penso neanche, Lucas. Non vuole farmi scenate di gelosia perché è orgoglioso. Bisogna solo cambiare tecnica. Ehi, Jordan, ti va di andare a ballare? Scusa Lola, ma non sono un bravo ballerino. E poi ho visto un angolo pieno di stuzzichini. Vado, No, ragazzi, comincio a credere che a Jordan non gliene freghi un fico secco di me. Lui ormai mi vede solo come un'amica. Lola, non fare così. Magari è un po' timido. Dal momento che gli sono entrato in simpatia, potrei approfondire io. Magari con me si confida. Grazie, Anthony. Che festa deprimente. Pedro. Ciao, Charlie. Neanche tu ti stai divertendo molto, vero? Già, io non amo molto le feste. A me invece di solito piacciono, ma per me questa è la prima come single. Mi è venuta un'idea. Lucas, archiviamo il piano gelosia. Cosa? Di già? Sì, abbiamo visto che non funziona. Ho un'idea migliore. Pedro. Pedro? Che c'entra Pedro? Sono sicura che a Pedro piace a Lola. E quindi farò di tutto per farli mettere insieme. Così potrò dire adios Lola Lolita. Ottimi. Ehi Jordan, c'è qualche stuzzichino anche per me? Oh sì, c'è una grande scelta. Senti, mi chiedevo, ora che ti sei lasciato con Sharon, hai trovato qualche altro interesse amoroso? Beh, ecco, una ragazza ci sarebbe. Oh, lo sapevo, Lola è perfetta per te. Lola? No, Lola è un'amica per me. Cosa? Ma chi allora? Nikki. Eh? Nikki? Sì, lei è sportiva, ha un'anima rock come piace a me ed è carina. Oh,